Giampiero Calzolari, qual è il significato della vostra presenza a FICO? Teniamo conto che noi siamo una delle più importanti filiere dell'agroalimentare di questo paese, parliamo di latte, parliamo di tutto quello che si riesce a produrre con il latte, con l'ingegno tipico degli italianità. E poi siamo a Bologna, è la sede dove noi siamo nati, la città dove è partita la grande avventura 60 anni fa del nostro gruppo e non potevamo mancare. L'Italia è maestra nei formaggi e ha molto da insegnare, al punto che in Russia, dove stanno per creare un grande polo lattiero caseario, hanno chiesto aiuto proprio alle nostre industrie. Lei come vede questa mossa? Gli italiani hanno imparato a fare cose di qualità e soprattutto di grande sicurezza, quindi è comprensibile che quando si parla di cibo, di qualità, di quantità anche, ma di sicurezza alimentare, noi credo che possiamo insegnare molte cose. Poi grandi paesi che si cimentano con queste sfide ovviamente sono delle novità di cui bisogna da un lato prendere atto e poi seguirle con attenzione. Non c'è il pericolo di vedere aumentare l'Italian sounding andando proprio noi a insegnare come fare i nostri prodotti? Quello che possiamo fare noi in Italia è un insieme di saper fare e territorio. Allora, probabilmente alcune cose si possono copiare, ma un territorio come l'Italia non si può copiare. Questo connubio tra cultura e quindi arti figurative, musica piuttosto che architettura, paesaggio, agroalimentare è un unicum che nessuno potrà mai replicare. Noi dobbiamo essere orgogliosi di essere portatori di questo grande patrimonio. Come sta rispondendo Granarolo al cambio delle richieste del mercato? Questo cambio noi stiamo dando le risposte con dei prodotti sempre più differenziati, sempre più innovativi, che intercettano consumatori che nel cambio della razione alimentare, che so, cercano un prodotto con meno sale, piuttosto che un prodotto con meno zuccheri, piuttosto che un prodotto biologico, e noi stiamo segmentando molto il mercato dei nostri consumatori. I risultati dell'anno sono in linea con le aspettative, quindi difficoltà per il mercato locale, grandi opportunità invece per quanto riguarda i mercati all'estero. Noi stiamo continuando a crescere nell'export e questo ci consente, insieme all'innovazione, di compensare anche una congiuntura per il prodotto che noi in particolare rappresentiamo, che è il latte, non particolarmente positiva. Da poco avete lanciato un prodotto studiato per rispondere a questi mutamenti. Abbiamo lanciato un prodotto di cui noi siamo particolarmente contenti, che è il latte con meno zuccheri. Finora avevamo lanciato prodotti senza sale, senza lattosio. E questo è un brevetto assoluto, la novità assoluta di quest'anno. Un latte prodotto nello stabilimento di Gioia del Colle che ha un 30% meno di zuccheri. Noi estraiamo proprio meccanicamente, direi così, lo zucchero dal latte, ne faremo un uso, perché lo zucchero ovviamente non si butta via, e avremo un latte che si presta per una dieta di chi ha problemi di lattosio, perché a questo punto non c'è proprio lo zucchero, e chi vuole un prodotto meno impattante per chi ha problemi appunto di natura alimentare, incompatibilità con gli zuccheri, e sarà la base soprattutto per tanti prodotti innovativi, per gli sportivi, per gli anziani, per le donne è stato interessante, per chi ha problemi particolari di una vita, attenzione al cuore piuttosto che altre cose. Il Gioia del Colle è stato proprio lo stabilimento dove abbiamo investito recentemente, proprio negli ultimi mesi, una cifra importante, 5 milioni di innovazione, e dove ovviamente in proporzione anche a quello che noi ci aspettiamo sia il successo del prodotto, immaginiamo potranno aumentare soprattutto occupazione e perché no anche conferimento di latte.